le persone che sono vittime di violenza hanno purtroppo delle ripercussioni sullo stato di salute anche a medio e lungo termine, sia dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista fisico. Le persone che sono vittime di violenza hanno il rischio di avere una patologia di qualsiasi tipo superiore a chi invece non subisce violenza. La violenza non è sempre visibile, soprattutto quella che colpisce più fragili, donne, anziani, disabili, bambini, persone discriminate, che spesso non hanno voce per difendersi, che non hanno la forza di denunciare, per vergogna o per paura, perché gli abusi fisici e psicologici spesso avvengono tra le mura domestiche, nelle strutture assistenziali, persino nelle scuole. In Toscana esiste la rete Codice Rosa, fatta di medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi e riservata a tutte le vittime di questo tipo di violenza. Ecco come funziona e dove ci si può rivolgere. Il pronto soccorso e i consultori. Pronto soccorso che lavora fondamentalmente sulle situazioni di emergenza, dove noi nel 2023 abbiamo avuto ben 727 accessi per questa tematica. I consultori hanno invece una presa in carico diversa, che si rivolge soprattutto alle situazioni di cronicità della violenza, e abbiamo avuto sempre nel 2023 707 persone che sono state accolte e seguite nei nostri consultori per quasi 3.000 prestazioni. I pazienti che arrivano in pronto soccorso con una dichiarata o sospetta violenza sessuale vengono inquadrati in quello che è il percorso Codice Rosa. Il percorso prevede che il paziente, in base a quello che è il grado di priorità, venga accolto e assistito per quelli che sono i suoi bisogni sanitari, ma nello stesso momento viene inquadrato in un cammino di accompagnamento per svelare la violenza e soprattutto per aiutare il paziente a uscire da questa spirale di violenza. E questo è possibile grazie all'utilizzo di stanze dedicate, che vengono chiamate stanze rosa, presenti nei nostri pronto soccorso, dove è possibile accogliere, poter parlare con i pazienti vittime di violenza. Possono essere adulti, possono essere minori, possono essere anziani, possono essere persone che subiscono violenza per discriminazioni di vario tipo, e nella stanza rosa viene praticamente garantita sia la privacy al paziente, ma soprattutto viene garantita una presa in carico precoce e la refertazione, repertazione e la catena di custodia di quelle che sono eventuali prove raccolte nell'imminenza del fatto. Queste prove che poi il paziente potrà utilizzare eventualmente in un iter giudiziario, ed è per questo che la nostra azienda, a partire dallo scorso anno, ha dotato tutti i pronto soccorso, i 12 pronto soccorso sul nostro territorio, di kit specifici per la violenza sessuale e la violenza non sessuale, quindi per il maltrattamento, per poter repertare queste prove. Vi mostro questo kit, all'interno del quale sono presenti delle provette che servono per repertare il DNA dell'aggressore presente sul corpo della vittima. Ce ne sono di vari tipi, ci sono varie buste per conservare questo materiale, che sono tutte antisofisticazioni a disposizione poi dell'autorità giudiziaria. Ci sono dei regoli forensi per eseguire le foto nel modo corretto sul corpo della vittima. Il paziente, prima di essere dimesso, viene comunque valutato dagli operatori del pronto soccorso per vedere quello che è il rischio di una eventuale rivittimizzazione, e se ha necessità di una messa in protezione immediata, magari tramite il supporto anche dei centri antiviolenza nelle case rifugio, oppure di essere affidata al consultorio per il percorso di fuoriuscita dalla spirale della violenza. E ogni pronto soccorso, chiaramente in base a quello che è l'ambito territoriale, ha a disposizione dei volantini tipo questo, dove viene spiegato che cos'è il Codice Rosa, spesso anche multilingue, e dietro tutti i contatti telefonici dove eventualmente potersi rivolgere, quindi sia a livello delle strutture ospedaliere che sui consultori, sia a livello del territorio con il supporto del servizio sociale.
Al consultorio si può accedere in modo diretto, spontaneamente, e libero e anche in modo gratuito. Non serve una richiesta del medico e non serve neppure passare dal CUP. La persona che sa che sta vivendo una situazione di violenza può accedere appunto a uno dei nodi della rete Codice Rosa, che è appunto il consultorio, e qui può trovare un'equipe di operatori che può accoglierla. Gli operatori che lavorano dentro il consultorio sono assistente sociale, psicologa, ostetrica, ginecologa e pediatra. Qui può essere accolto da uno di questi operatori e può iniziare a spiegare il proprio problema, la propria difficoltà. Potrà ricevere uno spazio di confronto, uno spazio di riflessione, dove prendere consapevolezza della situazione che sta vivendo, delle difficoltà, e anche maturare delle decisioni rispetto a un eventuale percorso di cambiamento o di uscita dalla situazione appunto di difficoltà che sta vivendo. E come lo può fare questo? Lo può fare appunto attraverso l'ascolto da parte degli operatori che la guideranno, che guideranno questa persona, l'accompagneranno e la sosterranno sotto vari aspetti, quindi quello psicologico ma anche quello legale, attraverso ad esempio attraverso l'invio ad una consulenza legale, e soprattutto l'operatore ha la possibilità di raccordarsi con la rete territoriale, quindi con le associazioni del territorio, con i centri antiviolenza, con le forze dell'ordine, che a sua volta si raccordano con la magistratura, e questo consente di fornire delle risposte il più vicino possibile alle esigenze e ai bisogni della persona stessa, e anche di offrire professionalità. Se ad esempio la persona si trova in una situazione di rischio alto, può essere valutato e costruito con la persona stessa l'attivazione di un percorso di protezione, anche immediato.